Da Napoli Beppe Grillo continua ad attaccare partiti e istituzioni. Ce ne parla l'inviata Claudia Mazzola. Beppe Grillo lascia Napoli alla volta di Reggio Emilia, tappa che riaccende i riflettori sul caso Pizzarotti. La stretta di mano tra il sindaco grillino di Parma, a meno di 40 km da Reggio Emilia, e il fondatore del movimento non ci sarà neanche stavolta. Non partecipo, spiega il primo cittadino su Facebook, per evitare strumentalizzazioni da parte dei media. Grillo intanto continua il silenzio stampa tra un palco e l'altro, ma da lì sopra non si risparmia. Ieri sera lo ha fatto da Piazza della Sanità a Napoli, cuore di uno storico quartiere popolare. La maggior parte le persone di questo quartiere non sono qua davanti, sono dentro le case, uscite da lì. Se fossi stato napoletano, grida, avrei fischiato anche io l'inno, riferendosi ancora ai fatti dell'Olimpico. Poi, durissimo, lo Stato italiano qui non lo avete mai visto, vi ha fatto solo cattiverie. Attacca Napolitano, Renzi e Berlusconi, salva Jenny la Carogna, non credo che sia responsabile di tutti i mali del mondo. Parentesi Expo, Grillo si schiera a fianco della magistratura. La magistratura adesso si sente spalleggiata da un movimento che contiene 10 milioni di persone. E allora andremo avanti così, non con violenza, colpi di magistratura. Spinge sul reddito di cittadinanza, materia ultrasensibile da queste parti dove la disoccupazione è tra le più alte del paese. Se la prende con l'Europa del Fiscal Compact e con la stampa che dice non informa.